Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo più o meno nel posto dove ci siamo lasciati ieri, ovvero in questo bioma tutto colorato con l'argilla e la sabbia che non ricordo nemmeno oggi come si chiama, anche perché sto registrando il video successivamente a quello di ieri. Allora signori, io direi recuperiamo un po' di blocchi così a caso, che giustamente con questi ci possiamo fare tutta la terracotta quella particolare, ci può servire a qualcosa? Ma non lo so, però... E comunque terracotta, qualcosa ci possiamo inventare, signori. Sì, recupera tutto in modo tale che possiamo fare tante cose strane. Giustamente questo, ognuno di questi si piglia uno spazio per questi semini. A cosa cazzo mi servono? A niente. Cambiamo zona, se no ci riportiamo a casa i semini e non mi sta bene. Recuperiamo sì un po' di blocchi così a caso, senza un ordine preciso prestabilito, ma così, a come capita. Non ho esplorato più di tanto, diciamo, la zona interna, quindi non vi so dire. La sabbia va bene. Quindi questi abbiamo 17, 23, 8 di questi, 7 di questi e quello. Ok. Ne possiamo prendere qualcun altro. Quell'arancione è proprio sabbia. Aia! Quell'arancione è proprio sabbia, che potremmo anche prendere volendo. Volendo potremmo anche prendere questa sabbia così. Intanto facciamo un po' di pulizia di questa zona di qua. Dici, ma ti servirà qualcosa? No, però nella vita, sai, è sempre meglio avere che non avere. Dovessimo pensare di ritornare qui, non so minimamente dove poterci arrivare. Recuperiamo... Questa non la rompo così, ma non è sabbia questa? Boh, non pensavo fosse sabbia normale, e invece non è sabbia normale. No, recupera tutto, come se non ci fosse un domani. Recupera tutto. Detto questo, signori, dopo questo attimo di questo momento di pazzia, di recupero totale di blocchi inutili, perché fondamentalmente se no non li utilizzeremo mai, ripartiamo all'avventura. Allora, non voglio soffermarmi più di tanto a cercare in questa zona di qua, signori, perché sennò perderemo episodi su episodi all'esplorazione di queste zone. Aia, le mie ginocchia. E quindi, questo rosso l'ho preso? No, questo rosso non l'avevo preso. E quindi, signori, rimettiamo la barchetta a mare. Ho visto che lì ci sta il mare, quindi rimettiamo la barchetta a mare e ripartiamo per continuare la nostra avventura, signori, ovvero per cercare i pesciolini tropicali. I pesciolini tropicali. Questa è la sabbia? Non è questa la sabbia? Sì, questa è la sabbia arancione. Ok. Che ci possiamo fare con questa? Non lo so. Certo, potremmo metterla nell'acquario, oppure anche per differenziare un po' il fondale, per non essere tutta sabbia normale di quel colore. Ho già riempito tutta sabbia rossa. 19, 20... Dai così. Signori, ma noi già col video siamo partiti, ma io vi ricordo, innanzitutto vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che lasciate ai video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. E tutto dipende da voi, ovviamente, signori, tutto dipende da voi. Io mi fido di voi e speriamo di raggiungere questo obiettivo il prima possibile. Ci riusciremo? Non lo so, però noi abbiamo un obiettivo che cercheremo di portare a casa, come quello di oggi, di trovare i pesci tropicali. Signori, non posso chiudere quest'altro video senza aver trovato i pesci tropicali. Intanto qui si sta creando il mondo e qualcosa mi dice che la strada di qua è chiusa. Può essere? No, forse no, forse c'è un piccolissimo passaggio da questa parte, se la barchetta fa quello che gli dico, e proviamo ad allungare un altro poco, vediamo, no, di qua ci fermiamo completamente, quindi scendiamo, recuperiamo la barchetta, tra l'altro sta calando di nuovo la notte, bene, io sono contentissimo di pensare a dover tornare a casa, non so a quanti blocchi di distanza siamo, però va bene. Va bene, un'esplorazione totale, quando si dice proprio un'esplorazione totale, ai, un'esplorazione totale, qui perché ci sono tutti gli stickettini? Non capisco perché ci sono stickettini persi praticamente a mare, però vabbè, non ci facciamo troppe domande. Qui la zona di acqua è piccolissima, ok, qui si riapre una nuova zona di acqua, però prima di affrontare questa zona di acqua io direi dormiamo.
così affrontiamo tutto con il giorno, che è sempre meglio. Bella dormitina, stiamo resettando lo spawn, quindi se moriamo siamo fottuti completamente con la F maiuscola. Recuperiamo il lettino, rimettiamo la barca qui pronta a salpare, signori, Jack Sparrow 3.0 e partiamo. E partiamo, vediamo dove ci porta questo lembo di mare. Questo lembo di mare. Mamma mia, chi me l'ha fatto fare di voler portare i pesciolini? Dico io, ma poi neanche una tartaruga. Ci trovassimo magari una tartaruga? No, quantomeno due tartarughe, dico. Se dobbiamo trovarle è meglio trovarne due. Così le facciamo accoppiare e... Aspetta, 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 fermi tutti. Noi cactus non ce li abbiamo, signori. I cactus non ce li abbiamo. Questa cosa non va assolutamente bene. Piglia i cactus e portali a casa. Dai, così. Abbiamo anche la farm di cactus, signori. Perfetto. I cactus ci mancavano. I cactus ci mancavano. Allora, questo è deserto più totale. Bene. Deserto più totale che a me non mi serviva. Ah, mannaggia a me, va bene, signori. Altro rapido taglio, altro rapido taglio e vediamo di che cosa trovo. Cosa trovo? Vediamo cosa riusciamo a trovare. Ma due tartarughe? No, nemmeno, manco le tartarughe mi fa trovare. No, vabbè, signori, non è normale questa cosa. Non è normale questa cosa. Non è assolutamente normale. Cioè, noi stiamo cercando tutt'altro e troviamo tutt'altro. Non è normale, non va bene. Non va bene questa cosa. Scusate, questo non è il tempio? Sì, abbiamo trovato un tempio, signori. Abbiamo trovato un tempio. Ora, ditemi voi se è normale. Ditemi voi se è normale tutto questo. Non lo so. Mio, per me non, per me no. Per me decisamente no. Per me decisamente no. Però va bene. Recuperiamo la TNT, come è giusto che sia, e vediamo cosa troviamo in quelle casse. Dico, non ho più spazio nell'inventario per le TNT. Di cosa ci sbarazziamo? Bella domanda. Non ho niente di cui non mi posso privare. Ottimo. Pietrisco, va bene. Eliminiamo il pietrisco, tanto i blocchi della costruzione ce li abbiamo. Questo non mi serve, la TNT ce la portiamo. Vediamo cosa c'è dentro le casse, signori. Cassa numero 1. Allora, sabbia, un diamantozzo che ci piace. E gli occhi, la polvere da sparo, quelle altre cose ci fanno cagare. Cassa numero 2. Una mela d'oro che ci piace tanto. E rinunciamo a che cosa? Per la mela d'oro rinunciamo alla terra? No, alla terra no. Alle mappe, rinunciamo alle mappe vuote, ce le possiamo fare le mappe vuote. Qui cosa c'è? Un'altra mela d'oro, interessante. Un'armatura di una bardatura per cavallo d'oro che non ci interessa. Oddio, un bel libro. Oh, risacca 2. Non so che cazzo la serva risacca 2, ma ce la portiamo. E rinunciamo alla sabbia questa, alla arenaria, che sinceramente non ci serve a nulla. Come saliamo noi adesso? Va bene. Saliamo in maniera brutta, così. Risaliamo in maniera brutta. Stiamo consumando gli unici blocchi che abbiamo. Sì. Sì, decisamente sì. Perfetto, signori. Io esco dal tempio che diciamo non era nei nostri progetti, però va bene. Allora, da dove cazzo sono venuto io? Da qua? Può essere? No, da là. No, da qua. Tanto cazzo lo so. Se io ho bucato questo, devo essere arrivato per forza da qua. Non mi pare? Arrivato da qua? Dove cazzo sono arrivato? Vabbè, siamo qui. E questo è interessante. Ok, va bene. Andiamo in questa direzione. Perché di lì c'è il deserto. A noi interessa il mare. Andiamo, signori. Andiamo, 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 andiamo. Troveremo i pesci, li troveremo, li troveremo. Non chiudo questo video se non trovo i pesci. Signori, fermi tutti. Noi siamo. Sono entrato in questa zona di qua, della palude praticamente. Ci sono pesci diversi. Che senso sono i pesci tropicali? Cosa cazzo ci fanno qui? Fermi tutti, li abbiamo trovati, signori, li abbiamo trovati. Porca paletta ambriaca. Li abbiamo trovati. No, 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 questo è un problema.
Questo è un fottutissimo problema, perché noi ci siamo riempiti l'inventario non considerando che ci servono 9 spazi per i secchielli. Eh già, e allora rinunciamo alla TNT. Sì, rinunciamo al che cosa? A questo che non ci serve, decisamente no. Rinunciamo alla terra che decisamente non ci serve. Rinunciamo a una fornace che decisamente non ci serve, e quindi già comunque abbiamo un poco di spazio, li abbiamo ottenuti. E che cos'altro rinunciamo, signori? Porca miseria, no, l'enderpearl non ci posso rinunciare, e neanche abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, signori, rinunciamo a questi blocchi di argilla, di terracotta bianca, vaffanculo, ce li facciamo a casa poi noi, ma no, non posso non portarmi a casa i... Ok, dobbiamo anche riuscire a trovare un modo per dormire, e questa non sarebbe una cosa brutta, facciamo un attimino così, ok. Recuperiamo il letto, perché il letto ci serve, signori. Poi dovrei avere dei secchielli. Guardate che sono carini. Che cazzo ci fanno qua questi pesci? Non è il loro ambiente. Allora, li voglio tutti. Venite qua, maledetti, ok? No! Dai che sono bloccati, dai che sono bloccati. Questi gialli sono bellissimi. Ok, 3 gialli ce li abbiamo, e la cosa mi piace. 3 gialli ce li abbiamo, mettiamo altri 3 di questi qua. Ok, recuperiamo. Allora, quelli gialli ce li abbiamo, questi sono carini. Ok, un altro l'abbiamo preso. Questo rosso mi piace pure. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Non so che pesce tu sia, però mi piace pure. Ok, questo l'abbiamo preso pure. Ne abbiamo questo nero, è pure bello. Ti fai prendere, ti fai via, te fai via, te fai via. No, maledetto. Te fai via, ok. E questo abbiamo preso pure. Bene così, prendiamo un po' di fiato. Ok. Fatemi vedere un attimino quanti secchielli ancora mi restano. Altri 3. Ok, non so più che specie abbiamo preso. Pesce pagliaccio, dentice rosso. Pesce crete nero viola, pesce pappagallo pinna gialla, pappagallo pinna gialla e pappagallo pinna gialla. Ok. Dammi un altro pesciolino pagliaccio. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. No, ne abbiamo preso uno che non c'entrava niente, va bene. È un altro pagliaccio. Dai, un altro pagliaccio. Pagliaccino, 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 pagliaccino preso. Ok, signori. L'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Abbiamo preso tutti quanti i pesciolini. Ce l'abbiamo fatta. Non era, diciamo, il nostro obiettivo principale. Non era, diciamo, volevo trovare anche i coralli, quindi diciamo che qualcosa mi stona. Però sentite, sto tagliapietre carino, carino, ma a noi interessa di più la barca. Ok, pensavo di trovarli in maniera completamente diversa, signori. Non mi sono spuntati così di botto in questa zona di come cazzo si può chiamare? Di palude, va bene. Sono scioccato, signore. Sono un attimino scioccato. Bello che noi viviamo in una palude, ma questi tipi di pesci non ce li abbiamo. Cosa potremmo fare? Potremmo andare al di là per vedere se magari dietro c'è qualcosa? Perché ci sono rimasti in sospeso. Ci sono rimasti in sospeso, signori. Perché non la prendi la barchetta? Perché queste non mi servono un cacchio. Grazie, gentilissimo. E ci sono rimasti in sospeso le uova di tartaruga, signori. Le uova di tartaruga e i coralli. Che io capisco tutto, però. Però, sarebbe stato bello trovare due tartarughe. Non ti sta di 150 milioni di miliardi, ma due tartarughe te sto a chiedere. Nel frattempo sto salendo. Quello dovrebbe essere il tempio che abbiamo visitato prima. Sì. Sto provando ad andare oltre questa zona. Va bene, signori, faccio un rapido taglio. Vediamo se riesco a trovare qualcosa. Se no, ci riteniamo più che soddisfatti.
Niente signori, ho oltrepassato tutta la zona delle mangrovie che qui alle nostre spalle, tutta la zona paludosa, sta nuovamente ricalando la notte, abbiamo trovato un pozzo di acqua, ma decisamente non c'è, a vista non si vede assolutamente nulla, magari eviti di mettermi le torce così a cavolo. E quindi niente signori, mi sa che per quanto riguarda i coralli e le tartarughe dovremmo fare un'altra spedizione un altro giorno, ma non so io nemmeno quando. Quindi io direi che per questo video ci fermiamo qui. I pesciolini li abbiamo trovati e siamo tutti belli contenti e carini e coccolosi. Domani ci rivediamo sul canale. Con un nuovo appuntamento, io sono tornato a casa nel frattempo, vi salto tutta questa parte rottura di scatole e metteremo assieme i pesciolini nell'acquario e vedremo un attimino cosa andare a fare domani, signori. Domani sarà un altro giorno e lo decideremo domani. Ovviamente già l'ho deciso, voi lo scoprirete domani. Detto questo, signori, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il suggerimento e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!